E bentornati sul canale. Allora, ho già fatto la mia base, ma oggi vorrei fare un get ready with me con tutti i prodottini nuovi, o comunque quasi tutti. Perché? Perché non mi andava sinceramente di fare un haul, volevo direttamente, perché ho comprato delle cose nuove tutte da Kiko, però visto che ve le volevo far vedere, ho pensato di fare direttamente un get ready with me mentre provo questi video. Vi lascio la mia base viso come al solito nel pallino della ID informazioni e partiamo subito. Innanzitutto vi dico che da Kiko ho speso la bellezza di 35,50 euro sbam per 3 lucida labbra e 3 ombretti. La prossima volta che sento qualcuno che mi dice che Kiko è nella fascia economica, gli do un cazzotto in faccia, perché 35,50 euro per 3 lucida labbra e 3 ombretti è una cosa assurda. Vi direte per quale motivo li ha comprati? Perché mio figlio continuava a mettere nel sacchetto, quello di plastica rigida nera, tutti sti cazzarola dei prodotti, e quindi poi alla fine non ci si è capito niente. Poi mio marito era andato in fissa per questi due e me li ha comprati, questo colore e questo colore. Io invece avevo preso solo uno, quindi questo colore, proprio per provare insieme direttamente in un trucco, così vediamo come si comportano. Non so bene cosa fare, intanto vado a mettere un colore di transizione che dove l'ho messa? Che praticamente non aveva, no, un colore di transizione, scusate, un colore proprio per la base. Sto dicendo una marea di cazzate assurde, ragazzi, aiuto. Prendo la nude e vado ad utilizzare un beige per uniformare l'incarnato della mia palpebra. Quale cacchio uso? Uso questo qua. Questo qui. E vado questo, il numero 21, che mi sapeva particolarmente bello. Vediamo un po', perché può essere anche una ciofega e non lo so. Boh, intanto lo metto sulla palpebra mobile, poi vediamo cosa succede. Forse era il caso che non utilizzavo un pennello da sfumatura. Grande Noemi! Applauso a Noemi per la sua coglionaggine. Poi riprendo il pennello da sfumatura di prima, scarico un po' e vado a sfumarne i bordi. Diciamo che non mi dispiace, voi che dite? Dai, non è male. Certo, me l'aspettavo un po' più strong, però non è malvagio. Voglio mettere questo arancione come colore di transition color. Quanto mi sa figo dire transition color. Vabbè. Utilizzo questo arancione. Facciamo vedere bene. Ok, lo ha preso. Telecamera, metti a fuoco. Ok. E lo vado ad utilizzare sopra l'osso orbitale, insomma, vabbè. Qua. Oh! Questo lo facevo più ciofega, invece quasi quasi mi piace più dell'altro. Riprendo sempre la nude, tanto per prendere un colorino leggermente marroncino. Ma perché ogni volta la spacco sta palette? Porca miseria. Allora vado a prendere questo che ci ho infilato un bel dito dentro, non so se si può notare, questo marroncino, e lo vado a mettere proprio qui, in questo punto qui, per andare leggermente a scurire e creare un po' di profondità al look, altrimenti è un po' piatto così. Prendo la nude della Essence e vado a prelevare questo colore qui più chiaro, diciamo questo panda quasi bianco, e lo vado a mettere per pulire sotto l'arcata sopraccigliare. Perfect! Trovato il pennello. Vado a prelevare questo blu, è il numero 57, High Pigment, si chiamano tutti così, High Pigment, e c'hanno il numero. E lo vado, boh, magari faccio una cazzata, non lo so, però lo vado a mettere qui sotto. Ok, non mi dispiace, ma rettifico e ci vado a mettere sopra questa. Questa è la Revolution Highliner Bad Girl Blue della Revolution, e ci vado a mettere questa così, perfetto, mi piace. E poi vado a sfumare con l'ombretto.
se esce il blu nel sondaggio nei video rubrica che faccio con Iris del canale Cebbiatta Makeup, se esce il blu utilizzo questo di blu. Mi piace proprio un sacco. Ora però, avendo fatto questa cosa, se faccio l'eyeliner secondo me è pacchiano, perché praticamente sto facendo l'eyeliner sotto. Invece di fare la riga d'eyeliner sopra, la sto facendo sotto, vedete? Ok, fuori camera ho applicato le ciglia finte, queste sono le 492 di Melissa, e ho messo il Freedom Pro Curve, il mascara, e questo è il risultato finale, se riesco a trovare il zoom. Vedete quanto caspiterino è venuto bellino questo trucco, mi piace un sacco. Praticamente ho fatto la riga di eyeliner sotto, ho optato per questa diciamo variante. Mi piace molto l'effetto ciglia finte, l'effetto finale mi piace perché mi fa l'occhio proprio più allungato, più profondo. Adesso però insieme voglio provare tutti e tre i rossetti, magari ci staranno male, rossetti, lucida labbra, magari ci staranno male, non importa, però almeno li proviamo. Allora, cominciamo con l'arancione, facciamo dal più diciamo chiaro al più scuro, vediamo un po' cosa esce fuori. Lo scovolino non è male, ricurvo in questo modo qui, vediamo un po' come scrive, cosa fa. È il 14, ve lo faccio vedere, l'ho messo un po' alla cazzo, però non è male come coprenza, eh? Beh, il baffo da fare non è proprio il massimo da vedere in videocamera, comunque non è male a livello proprio anche cromatico, se mi ci piace o meno con gli occhi, però non opto per questo sicuramente. Comunque l'ho fatto vedere. A livello di coprenza non è male per niente, devo dire. Il sapore fa schifo, non è proprio un buon sapore, insomma è il classico sapore dei lucida labbra, appiccicoso e pastoso. Comunque adesso lo tolgo e proviamo questo viola. Appunto questo arancione e questo viola li ha scelti mio marito, li ha voluti prendere lui perché ha detto che gli servivano belli un bel po', quindi vediamo un po'. Stesso identico scovolino, questo è il numero 29. Allora, a vederlo così è molto viola e molto glitteroso, no? Sulle labbra traspare il rosa delle mie labbra sotto, quindi è sì pigment, cioè sì colorato, sì viola, ma non è questo viola strong, ad esempio come l'arancione, che invece l'arancione era molto più pigmentato, devo dire. Quindi questo viola, devo dire che leggermente mi delude. Mi dispiace, marito. Va bene, togliamo anche questo e mettiamo il rosso. Questo è il numero 15. E non ha minimamente deluso le aspettative, perché cioè lo sento proprio che si è aggrappato alle labbra. Mi piace tantissimo, non rende molto in telecamera, ma è proprio un bel rosso. Qui sembra più aranciato forse in telecamera, ma è proprio rosso. Bello, 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 bello. Questo mi piace un sacco, però purtroppo è un lucida labbra, quindi comunque tengo questo. Questo è il look finito. Io ragazzi spero che il look vi piaccia, se così fosse mi raccomando lasciate un like, condividete se volete sui vostri social, mi farebbe un sacco piacere. Se non siete iscritti al canale vi invito a farlo, così non vi perdete tutti i prossimi video. E niente ragazzi, qui sotto nell'info box, mi raccomando aprite l'info box, vi lascio il link per potermi seguire su Facebook, Instagram e Google+, mi raccomando fatelo, perché insomma posto sempre un sacco di cose e sicuramente sono più attiva rispetto a YouTube. Quindi niente, io vi mando un grande bacio, spero che questa mia idea di questo Get Ready With Me, proviamo i prodotti insieme, vi sia piaciuta. Vi mando un grande bacio, bisù mon cœur. Nome mio, folletto sono io.